Amici, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi farò vedere cosa ho ricevuto per una vincita che mi sento fortunatissima. Ho vinto un concorso organizzato da una bravissima artista, ormai siamo diventate amiche, che è Carmen Russo e il suo canale è Le Gioie di Carmen. Allora, il giochino organizzato sul suo canale era quello di dare un nome a un modulo. Aveva preparato un modulo, lei appunto diceva che era un orecchino e stava cercando un nome. Abbiamo partecipato in tante e io ho partecipato con il nome Aisha. Ho dato appunto questa creazione Aisha. Carmen però ha visto sia il nome mio, sia il nome di un'altra mia carissima amica che è Antonella Barra, la quale ha dato il nome Notre Dame. Allora, come diceva Carmen sul suo bigliettino, quanto è carino questa immagine, che era un po' indecisa sul nome da dare a questo modulo, a questo orecchino, e ha scelto entrambe me e Antonella come vincitrici. A me questa cosa mi fa veramente molto piacere, sia perché ho vinto, ovviamente, sia perché la cosa mi rende ancora più unita e condivido con la mia amica carissima Antonella questa gioia che Carmen appunto ci ha voluto dare. Questo giochino però mi rende ancora più contenta proprio per il fatto che ho stretto amicizia proprio con questa fantastica artista che è Carmen, e io vi consiglio vivamente di iscrivervi al suo canale perché ci regala davvero dei gioielli, dei tutorial favolosi di creazioni stupende. E detto questo, vi faccio vedere cosa mi ha inviato Carmen, la quale la saluto. E le do un bacione enorme e vi dico appunto che nell'info box troverete tutti i suoi contatti, il canale e la pagina Facebook. Allora, questo è il modulino, l'orecchino che mi ha inviato. Carmen ha fatto due versioni dell'orecchino appunto in questione nel giochino. Allora, la versione che ha vinto Antonella Barra è la stessa, come forma, varia solo i picot che vengono messi su questa parte superiore e il colore. Il colore di Antonella va sul bronzo, sul verde. Invece a me Carmen mi ha regalato questo gioiellino meraviglioso che è dei miei colori preferiti, vanno sul fucsia, rosa e argento. Ci sono presenti appunto questo rivoli, come vedete, centrale sul fucsia. Queste perle credo che siano da 4 mm, bianco latte, 11-0 argento e no, 15, sì, 11-0 e 15 e 11, e poi ci sono 11-0 sul rosa, che è un bellissimo. Stupendo, poi ci sono anche questi bicono da 3 mm. Di questo voi potete trovare tranquillamente il tutorial perché l'ha preparato e ha il nome di Notre Dame. Però questa versione Carmen l'ha lasciata come Aisha. Io sono contentissima di questa meraviglia perché sono di un'eleganza pazzesca. Proprio mi piacciono tantissimo. Poi vabbè, il colore sembra fatto apposta per me perché sono i miei colori preferiti. La cosa che mi ha stupito molto in maniera piacevole è l'ordine che Carmen ha utilizzato per inviarmi non solo questa creazione, ma anche del materiale creativo. Ed è stata un amore, insomma, perché poteva mandarmi solo gli orecchini in questione, però lei mi ha fatto degli ulteriori regali, come per esempio, guardate questa meraviglia, all'interno si trovava all'interno la creazione, gli orecchini, ha questa scatolina personalizzata in cartoncino con appunto questa immagine di questo rivoli incastonato e il suo marchio, diciamo così, Le Gioie di Carmen, Creazioni Preziose. Veramente bellissimo, la ritengo una cosa molto particolare, molto raffinata.
Poi dicevo, insieme agli orecchini, Carmen mi ha inviato dei materiali, tutti sistemati nella maniera più precisa possibile e tutti completati, diciamo, da questo cartoncino. Ogni bustina che vedrete avrà all'interno questo cartoncino con la spiegazione. Per esempio, questo era il cartoncino degli orecchini. E veramente, questo cartoncino mi ricorda un po' quei cartoncini che si mettono all'interno delle confettate. E lo ritengo una cosa davvero raffinata, molto molto bella. Allora, passiamo a farvi vedere, vi faccio vedere il materiale che mi ha inviato Carmen. Mi ha inviato questo cabochon in vetro. Questa colorazione meravigliosa, proprio sembra tridimensionale, non so come dirvi. Ah, questa non lo apro perché chiaramente ho pochissimo tempo da mostrarvi le cose e poi, come vi dico sempre, sono fantoziana e mi cadrebbe di sicuro. Però, allora, il cabochon è questo qui, molto molto raffinato, molto bello. Poi Carmen mi ha inviato anche questi rivoli di questa colorazione sul celestino, molto belli, credo che siano da 14 mm. Questa colorazione meravigliosa, tridimensionale, non so come dirvi, molto molto raffinato, molto bello. Poi Carmen mi ha inviato anche questi rivoli di questa colorazione sul celestino, molto belli, credo che siano da 14 mm. Ancora sul verde troviamo queste madreperle irregolari che posso tranquillamente utilizzare in abbinamento al cabochon ovale. Come vi dicevo prima, ogni bustina ha all'interno il cartoncino e lo troviamo ovunque, come per esempio in quest'altra bustina dove ci sono queste fantastiche pip della Preziosa. Sono sul rosso, colore rosso, bellissime, le utilizzerò di sicuro. Poi, ancora materiale, abbiamo queste perle da 4 mm, e il colore è un grigio ematite, non si vede benissimo, però è un colore molto molto bello, molto molto elegante. Ancora 11.0 sempre sul verde e va benissimo perché comunque posso abbinarlo a cabochon e alle madreperle, molto molto bello. E ancora 11.0 che sono di questo colore bianco trasparente. Come ultima, diciamo, ultimo materiale creativo, c'è questa base anello da 20 mm nella colorazione dell'argento. Io approfitto con questo video per ringraziare tutti voi, ma soprattutto Carmen per avermi omaggiato di queste meraviglie e vi saluto e vi do un bacione a voi e a Carmen. Ciao, alla prossima!